1997, Italia del Sud. Cinque ragazzini alla ricerca di un cane scomparso. Sospettano del nuovo inquietante vicino di casa che sembra nascondere un oscuro segreto. Un'avventura piena di misteri, verità celate e cose non dette porterà i ragazzi a misurarsi con il migliore dei mali. Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questo è un nuovo video. Sono entusiasta e anche stranita di dedicare per la prima volta sul mio canale un video in cui promuovo un progetto grazie al quale ho avuto la possibilità di sperimentare quanto c'è di più vicino ai miei antichi sogni nel cassetto da quindicenne, quindi praticamente un'era fa. Oggi sono qui per presentarvi ufficialmente la prima storia che ho scritto per un pubblico, cioè voi. Oggi sono qui per parlarvi del migliore dei mali, un titolo abbastanza enigmatico che apparentemente potrebbe sembrare un semplice il male minore, però non è, se no chiamavo il male minore, no? In realtà, se lo analizzate bene, nasconde più di questo, e a dirvela proprio tutta, nasconde il cuore, l'idea centrale che ho avuto quando ho concepito questa storia. Vi lascio la soddisfazione di scoprire pian piano da soli. Però una cosa ve la dico, queste tre righe di trama sono solo la punta della punta dell'iceberg. E sarete voi stessi che capirete il significato del migliore dei mali. Disponibile già in prevendita, link che vi lascio nell'info box, ma solo fino al 12 aprile. Poi lo troverete in anteprima assieme a me al Comic Con di Napoli e infine uscirà disponibile per tutti dall'11 maggio su qualsiasi piattaforma e in qualsiasi libreria. Lo troverete un po' ovunque, su Amazon, negli store online, ma anche in libreria e in fumetteria. Però solo per chi lo prenderà in prevendita ci saranno spese di spedizioni gratis e una Polaroid autografata da me e Tarma, che ha disegnato il fumetto, in cui ci sono tutti e cinque i protagonisti della storia. Vi ho chiesto di lasciarmi su Instagram tutte le domande che avreste voluto farmi riguardo a questo progetto. Devo dire che più o meno avete sempre fatto le stesse domande, quindi ho preso le domande più gettonate, ovvero quelle che si sono ripetute di più in assoluto, le ho raccolte e ora sono qui per rispondervi. Molti di voi che mi conoscono da tempo immemore ormai non credo saranno più di tanto sorpresi da questa notizia, non certo perché ho sempre dato per scontato che avrei trovato qualcuno che mi pubblicasse, ma semplicemente perché magari si ricordano di quei sogni nel cassetto. Però per i più nuovi di voi che mi seguono comunque con affetto, sarà meglio che io faccia un piccolo recap. E già con questo recap rispondo ad alcune delle vostre domande. Quando ero una bambina, come nei migliori cliché cinematografici, mia madre era solita leggermi delle favole, ma non le leggeva come chiunque. Lei le interpretava, narrava, cambiava voce. Era prima Cappuccetto, poi il lupo cattivo, il coniglietto che tagliava per correre ad avvertire il cacciatore e tanti altri personaggi. Credo proprio che sia così che è nata la mia fascinazione per il raccontare storie. Negli anni sono cresciuta e ho iniziato a raccontare storie anche io. All'inizio erano le storie degli altri. Le raccontavo, per esempio, recitando in teatro. Ho iniziato abbastanza presto, a 15 anni, e quindi interpretavo i personaggi di altri. Ma molto presto, tra i 16 e i 17 anni, ho capito che volevo di più. Volevo raccontare storie che fossero mie, che potessero stupire chi le ascoltava anche solo la metà di quanto rimanevo meravigliata io quando ascoltavo mia madre raccontare le favole. Anche solo la metà di quanto rimanevo affascinata e meravigliata quando guardavo i miei film preferiti degli anni 90. E così ho iniziato a scrivere nella mia immaginazione e poi su carta. All'inizio erano storie acerbe, ma alcune con il tempo sono cresciute insieme a me, altre sono andate perdute per lasciare il posto a tante nuove. All'epoca però ancora non sapevo bene come esprimere la mia voce, ancora non è che avessi capito che nella vita io volevo raccontare le storie. Avevo delle idee, le scrivevo d'impulso e basta, anche perché ho sempre tenuto un diario personale e quando non avevo voglia di raccontare le mie pessime giornate mi svagavo raccontando le storie di altri personaggi. Poi però mi sono innamorata e quando arriva l'amore cambia tutto. All'inizio tutti pensavano che fosse una cotta adolescenziale, una cosa passeggera, a quell'età si sa. Ma io li ho smentiti tutti, perché la mia non era una cotta, era vero amore. E avevo avuto una fortuna che hanno in pochi di incontrarlo giovanissima. Lui si chiama Cinema. E stiamo ancora insieme da tanti, tanti anni. Ma sembra che il tempo non passi mai e ogni volta che ci vediamo è come la prima volta. Lui mi fa ridere, mi fa piangere, mi fa arrabbiare. Ma mi consola quando sono inconsolabile e a volte mi conosce più di me stessa. Mi sono innamorata di lui perché sapeva raccontare storie come non avevo mai visto fare prima. Sapeva scriverle, farle parlare, farle vedere e addirittura suonarle. E tutto nello stesso momento, magia. Dovevo imparare a farlo anche io.
così ho iniziato a studiarlo. Ho studiato la recitazione, la regia, il montaggio, il doppiaggio e ora anche la scrittura. Ma più studiavo, più capivo che per quanto si potesse imparare bene a raccontare le storie, non basta, perché il cinema non è fatto da un volto, ma è composto da tanti volti, tanti creativi, tanti artisti, e metterli tutti insieme costa, e manco poco. E quindi ho scoperto che tutta quella magia aveva un prezzo. Qualcuno mi ha fatto capire una cosa importante: se volevo scrivere storie, dovevo farlo comunque. Non potevo aspettare di metter su abbastanza soldi o che le grandi produzioni mi notassero. Quel qualcuno si chiama Tarma ed è il mio compagno nel lavoro e nella vita. Tarma è un fumettista e un giorno mi ha detto: perché nell'attesa di fare un grande film non scrivi una storia per me? Certo, io non sarò il cinema, ma se tu mi presti la tua voce, io ti presto i miei occhi. E insieme facciamo un fumetto. Così mi sono detta: beh, perché no? Almeno così anche una sola di tutte quelle storie che conservo accatastate potrà vedere la luce. Famole andare un po' a spasso. Vediamo se ce la fanno a camminare, perché magari sono tremende e capisco che ne era un sogno, un incubo, e mi tocca cambiare sogni nel cassetto. Bene, facciamolo. Grande idea, e soprattutto avevo finalmente trovato qualcuno che credeva in me. Così è nato il progetto Il Migliore dei Mali. Tecnicamente, se proprio vogliamo essere precisi, sarebbe nato nel 2013, non nel 2018. Ma ho deciso di riprendere in mano quel progetto, appunto. Bene, ora che conoscete grandi linee tutta la storia, comincio a rispondere alle vostre domande. A quale genere appartiene? È un giallo fantastico d'avventura, con tinte drammatiche e di commedia. Ci sta tutto, ragazzi, ci sta tutto dentro. Come è nata l'idea della storia? Ragazzi, mi avete seppellito con questa domanda. È stata la domanda più gettonata tra tutte, l'avete ripetuta un sacco di volte. Quindi voglio dire, non c'ho scampo, devo rispondere per forza. Come vi dicevo, è nata nel 2013. In realtà la prima stesura non prevedeva 5 ragazzini protagonisti, ma 2 soli protagonisti, che erano però già in età adulta, nel periodo dell'università, ecco. Poi con il tempo sono nati anche gli altri 3 protagonisti e ho capito che sarebbe stato molto più interessante vedere da dove sono partiti prima di arrivare all'università, dove sono al massimo della loro maturità come personaggi, eh. Questo già vi suggerisce che il bello deve arrivare più avanti, no? Purtroppo per il momento in realtà non posso rispondere davvero a questa domanda, non posso rivelarvi come è nata l'idea della storia, perché se no dovrei rivelarvi l'idea che c'è dietro la storia, e scoprirla da soli è un gusto che non vi posso togliere. Diciamo che ho seguito il percorso classico della creazione di una sceneggiatura: avere un'idea di quello che si vuole raccontare, di quello che si vuole dire, di un concetto, e poi da lì crei tutto il resto, crei la storia. Ci ho costruito i personaggi giusti che potessero raccontare al meglio l'idea. Però come è nato il concetto che ha dato vita a tutto, è troppo presto per raccontarvelo. Sarà un volume unico? Qui mi ricollego alla domanda precedente, al fatto che è una storia concepita con un'età adulta dei protagonisti e poi ripresa in un'età preadolescenziale. I ragazzi hanno 13 anni. No, non sarà un volume unico. Ovviamente, ragazzi, se la storia andrà avanti, in realtà dipenderà da voi, da se vi piacerà e quindi l'acquisterete, altrimenti finisce lì. Comunque, aprite un attimo le orecchiette, perché la risposta a questa domanda ve la devo spiegare bene ed è un po' complessa. Quindi alzate il vostro livello d'attenzione adesso in questo punto, come se vi stessi per spiegare la timeline di Star Wars. Io ho concepito 3 gialli autoconclusivi, ma tutti e 3 legati da una storyline principale che attraversa questi 3 gialli autoconclusivi fino al finale. Il primo, quello in uscita ora, racconta la preadolescenza dei protagonisti. Il secondo racconterà l'adolescenza e il terzo l'età adulta. Che poi Il Migliore dei Mali è il titolo della saga, diciamo. Ma ogni volume ha un sottotitolo, che è il titolo della storia autoconclusiva. Tipo I Pirati dei Caraibi è la saga, La Maledizione della Prima Luna è una delle storie, Pirati dei Caraibi, La Vendetta di Salazar è un'altra delle storie, Pirati dei Caraibi, Caffettino dopo pranzo è un'altra delle storie ancora. Dici: ok, potenzialmente sono 3 volumi. No, perché il primo giallo in uscita ora è soltanto metà della prima storia autoconclusiva. Dice: perché? Ma allora ce vuoi male, aspetta. Il fatto è che io ho scritto una sceneggiatura di 140 pagine, e se nel cinema all'incirca una pagina di sceneggiatura, all'incirca, corrisponde a 1 minuto di girato, nel fumetto non funziona così. Quindi 140 pagine di sceneggiatura si sono tradotte in 300 pagine di fumetto. Siccome ci sembrava troppo grande come pubblicazione, insieme all'editore abbiamo deciso di spezzarla in 2. Il che, essendo un giallo un
po' mi dispiace, però a livello pratico ha più senso. Quindi, tornando ai tre, ora avete il migliore dei mali parte prima e fra qualche mese il migliore dei mali parte seconda. Ma sempre primo volume, sempre preadolescenza dei ragazzi, sempre stessa storia autoconclusiva, Quindi ad oggi uscirà la prima parte col finalone a cliffhanger e tra un po' di tempo uscirà la seconda parte con il finale autoconclusivo di questa prima storia. Resteranno aperte soltanto alcune cose per poi eventualmente passare all'adolescenza, quindi la seconda stagione. Ecco, vedetela così, questa è una prima stagione parte prima e parte seconda. Poi se le cose funzionano ci sarà la seconda stagione e la terza stagione. Mamma mia, che fatica, speriamo che me so fatta capì. Quanto tempo hai impiegato per ideare la trama? Dunque, a scrivere la struttura, quindi la conseguenzialità degli eventi, ci ho messo circa un mesetto, a scrivere la sceneggiatura ci ho messo tipo 2-3 mesi, perché ovviamente dovendo portare avanti il mio canale, il sito di cinema, i contenuti per il canale di Screen Week e svariati altri progetti, insomma il mio lavoro giornaliero, avevo molto poco tempo da dedicare alla sceneggiatura, cioè non mi potevo mettere le intere giornate a scrivere, e quindi l'ho fatto nei ritagli di tempo, la notte o nei weekend, se no penso che ci avrei messo anche meno. Ma non voglio fare figa, non è una gara, semplicemente dovete considerare che è un progetto che ho in mente dal 2013, quindi diciamo che ha avuto il suo tempo per sedimentarsi. È stato facile? Diciamo che non è stato difficile. Sono sicura che sapete anche voi che quando ami fare particolarmente una cosa e mentre la stai facendo te scordi di mangiare, te scordi di andare al bagno, diciamo che la fatica non la senti anche se ce la stai mettendo tutta. Scrivere un fumetto è diverso da scrivere per il cinema? Assolutamente sì, l'ho scoperto proprio lavorando a questo progetto. Io sono abituata a scrivere sceneggiature per il cinema, anche se non hanno mai visto la luce, però vabbè, nel senso, diciamo che conosco quel tipo di grammatica. Scrivere per il fumetto è diverso perché banalmente il mezzo di comunicazione è diverso, quindi ha regole diverse. Io scrivevo avendo in testa movimenti di macchina, colonna sonora, determinati tipi di inquadrature, ritmo del montaggio, perché sono abituata a questo. Però nel fumetto tu hai soltanto dei fotogrammi immobili e devi saper dosare la potenza o la morbidezza in modo completamente diverso. Ad esempio nel fumetto esiste una cosa che si chiama spazio bianco. Lo spazio bianco è l'intervallo che c'è tra una vignetta e l'altra. Quando il personaggio in un film compie un'azione noi la vediamo fluida perché la vediamo con 25 fotogrammi al secondo e bla bla bla. Nel fumetto vediamo solo alcuni fotogrammi di quell'azione completa, quindi devi imparare a capire quali sono i fotogrammi giusti da mettere in luce. Avendo io realizzato anche lo storyboard del fumetto, che sarebbe la scelta delle inquadrature, delle posizioni dei personaggi eccetera, ho capito e imparato davvero tantissime cose sperimentando e lasciando che Tarma mi aiutasse in questo. Il suo aiuto nel cambio del mezzo è stato fondamentale. Poi vabbè, proprio come al cinema, magari una roba che su carta sembra che funziona benissimo, poi quando la vai a realizzare non funziona granché e quindi la devi adattare, no? La devi cambiare. Magari al cinema non sarebbe funzionata per alcuni motivi, nel fumetto non funziona per altri, ecco. Ci saranno tematiche attuali? Sì, ci saranno. Tra prima e seconda parte vi lancerò tanti ami che si collegano a tante tematiche, alcune anche molto molto attuali. Vedremo quanti di voi le coglieranno sin da subito oppure più avanti. Parte del cuore pulsante della storia verrà rivelata, ahimè, soltanto nella seconda parte. Quindi non la scoprirete in questa prima parte, ma l'interezza del cuore della storia verrà rivelata quando i protagonisti cresceranno. Nonostante questo, avrete già nella seconda parte del primo volume tutti gli strumenti per intuire l'intero cuore da soli. Chi sono i protagonisti? Come vi dicevo, sono 5 ragazzini, ma ci sono anche molti altri personaggi secondari che non sono ancora stati rivelati. Però se intanto volete familiarizzare con i protagonisti principali, diciamo quasi tutti, io e Tarma abbiamo fatto 5 live, tante quante personaggi, su Twitch e poi li ho ricaricate su YouTube. Vi lascio la playlist con tutte le live dei personaggi nell'info box. Intanto vi dico i loro nomi, che sono un po' particolari perché io amo i nomi italiani inusuali. Si chiamano Ettore, Milo, Michelangelo, Neri e Dante. Qual è il personaggio che ti rappresenta di più? Ragazzi, però, cioè, questo è come chiedere a un genitore qual è il tuo figlio preferito, cioè, non si fa. Vi posso dire che in ognuno di loro c'è un pezzetto di me. Ognuno di loro in qualche modo mi rappresenta, o meglio, rappresenta una parte di me. Nonostante abbiano tutti una personalità molto diversa l'uno dall'altro e spesso si scontrino e vadano in contrasto tra loro, infatti. Però, se proprio devo dirne uno a cui sono più legata, è Neri. Però, di base, voglio bene a tutti loro come figlioletti. Quanto costerà? 16 sbembli. Così, bam,
secco. Chi vi pubblica e come avete fatto a trovare una casa editrice? Dunque, ci pubblica Shotdom. E l'abbiamo trovata un po' alla vecchia maniera, ecco. Io avevo appena finito di scrivere la sceneggiatura e Tarma si appropinquava a iniziare a disegnare. E inizialmente, sinceramente, pensavamo di farne un'autoproduzione, così come Tarma aveva già fatto per il suo primo fumetto, Non aprite quel pacco, che si è autoprodotto con una campagna di crowdfunding. Però abbiamo iniziato, perché no, a vedere di proporlo a qualche casa editrice, nel caso qualcuno fosse interessato. Alle brutte saremmo tornati all'idea dell'autoproduzione, ecco. Cerca che ti ricerca il nostro amico Adrian del canale Link for Universe. Abbiamo scoperto che conosce un sacco di case editrici, un sacco di editori, e siccome sapeva di questo progetto si è offerto di presentarci un po' di editori. Ci ha presentato anche a Shockdom ed è stata Shockdom a sceglierci. Lo porterei alle fiere? Assolutamente sì, come vi dicevo, la prima è il Comic Con di Napoli e poi si spera anche a tante altre. Questa è proprio una domanda da voi: quanto shipperemo e quante diverse sfumature di arcobaleno? Beh, voglio bene. Ah, mannaggia, non posso parlare. Allora, shipperete. State già shippando adesso, chi di voi ha visto le live dei personaggi, quindi shipperete. In più di una sfumatura di arcobaleno diversa, diciamo che nella prima parte potreste già farvi una idea a grandi linee, ma la conferma l'avrete nella seconda parte, e la ciccia e tutte le altre sfumature le ho previste per i volumi dell'adolescenza e dell'età adulta, perché a 13 anni sono ancora un po' piccini per la ciccia, no? Però si delineano le primissime preferenze, ma lasciamo loro il tempo di scoprirsi. Infatti su alcuni personaggi vi lascerò un po' di dubbi al momento. Com'è stato lavorare con Tarma? No, sto scherzando, manco troppo. Però questa domanda vorrei rispondere insieme a lui, nel senso, da qui all'uscita del fumetto vorrei fare almeno un altro video in cui ne parliamo, magari proprio del lavoro insieme. Quindi se avete piacere risponderò lì a questa domanda, e se volete lasciatemene delle altre, sia per me sia per lui, qua sotto, di modo che possa creare un altro video. La domanda che tanto attendevate: lo firmerai con il tuo vero nome? Cari amici, no. Il motivo è molto semplice, direi banale. Voi mi conoscete come Violetta, il mio canale si chiama Violetta Rocks, e come chi mi segue sul profilo Facebook sa, il mio nome d'arte completo è Violetta Rovetto, che non è il mio vero cognome, ma è il nome di una persona della mia famiglia, che è stata molto importante per me. Detto questo, no? Cioè, ma se io metto i miei veri nome e cognome, che sono completamente diversi sul fumetto, a parte che rovinerei tutta la magia, ma poi come mi riconoscete? Cioè, ormai siete abituati a Violetta, che fate? Leggete Gesualda Rox? Brutto, no? Ve l'immaginate Lady Gaga che pubblica un album e si firma Stephanie Joanna Angelina Germanotta? Cioè, chi è Germanotta? Lady Gaga! Siete rimasti male? Carucci. No, dai. Bene, cari amici, questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi sul migliore dei mali. Io vi ringrazio di cuore se avete visto questo video, perché è molto importante per me. E vi ringrazio altrettanto se siete rimasti fino a qui. Anzi, se siete rimasti fino a qui, lasciatemi le emoji delle dita così, quelle a forma di vittoria. Yeah! Grazie ancora, amici. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!